Ben trovati da Giovanni Pimpinelli, siamo ufficialmente in clima partita. In campo la Stemar 90 che ospita per la sesta giornata di campionato la New Basket Time Latina, scontro inedito qui alla Palla dei Cucci contro una squadra che arriva praticamente dall'Agropontino. Andiamo subito con le formazioni perché il match sta per iniziare. Numero 5 Cavicchini per quanto riguarda il Latina, numero 7 Ostovic, numero 8 Cartunanna, numero 10 Pedà, numero 11 Valerio Paone, numero 13 Federico Paone, numero 16 Porfita, numero 17 Veliškovic, numero 21 Valente, numero 30 Piccinini, numero 33 Drjajic, numero 42 Belardi, Marco Belardi, tengo il pacchino, Andrea Belardi, a Stama 90 risponde con il numero 4 Campogiani, numero 6 Nadine, numero 7 Pereira, numero 9 Cocia, numero 11 Gian Vincenzi, numero 15 Bianchi, numero 16 Corneo, numero 20 Di Nardo, numero 21 Luca Bottone, numero 22 Balducci, numero 23 Andrea Bottone, numero 30 Spada, il tecnico pacchino Gabriele Rossa, a cui facciamo gli auguri di compleanno perché quest'oggi fa gli anni il tecnico della squadra Civitavecchia. Gli abiti di questa partita non li conosciamo, credo sia la loro prima venuta qui a Civitavecchia, ovvero Laura Caracciolo e Gioele Cascone, entrambi di Roma, e siamo in attesa nel minuto di silenzio. Abbiamo osservato un minuto di silenzio per ricordare la figura dell'arbitro veronese Stefano Del Greco, che ci ha lasciato in settimana in maniera molto particolare, in maniera prematura. Ci ha lasciato proprio Stefano Del Greco, lui che è stato anche osservatore nazionale in Serie 2 e collaboratore del coordinatore nazionale, per cui il presidente Petrucci ha indetto un minuto di silenzio prima di tutte le partite di questo fine settimana in tutto il basket italiano. Adesso è pronto qui il Palla dei Cucci per l'inizio di questa partita con la palla 2 servita all'abito Caracciolo, il via di questa partita con Steven Perriere, vince subito il duello, poi palla persa subito la Stefano 97 secondi, già la palla persa per quanto riguarda i rossoneri che vanno a difendersi sul tiro da parte dei latinensi con Alessandro Pedà. Quindi salutiamo anche gli amici di Latina che ci stanno seguendo e si stanno accorrendo, ci hanno chiesto lumi per quanto riguarda questa diretta che torna dopo un po' di tempo sugli schermi, sui device di DRC Giornale, mentre vediamo che c'è il primo attacco della Stama 90, poi presenteremo il nostro consueto ospite che è venuto qui per osservare questa partita assieme a noi, Steven Perrier, i primi punti per quanto riguarda la Stama 90. Siamo qui con il nostro amico coach Mauro Tedeschi, buonasera Mauro. Buonasera a voi. Che opinione ti sei fatto riguardo questa partita? Stama 90 deve cercare di confermarsi dopo il successo arrivato il primo in trasferta sul campo di Palocco. Sì, dopo un successo in trasferta che la mette in una condizione di classifica migliore ovviamente, comunque classifica molto corta, con una vittoria sia secondi, con una vittoria, con una sconfitta sia in zona, diciamo, retrocessione, però è appena iniziato insomma il campionato e già Coach La Rosa sta avendo le prime risposte. Andare a vincere in trasferta non è mai facile e oggi abbiamo una squadra che ha perso soltanto una partita, si presenta una squadra molto coriacea, infrazione adesso di doppio palleggio, una squadra molto coriacea, sta facendo un buon cammino in campionato e una vittoria oggi rilancerebbe sicuramente le quotazioni di Civitavecchia. Poi coach, posso dire, classifica ancora più corta perché è arrivata la prima battuta d'arresto per Frassati, che ha perso contro Frascati per 73-69, quindi davanti sicuramente non si andrà qua da 12 in questa giornata, considerando anche il fatto che Frassati verrà qui tra due partite per la partita che sarà dell'ottava giornata di campionato. Veniamo attacco da parte della Stefano 90 con Luca Bottone, che invita i propri compagni di squadra a stare un pochino più larghi. Campogiani, squadre che non si conoscono molto, non si sono affrontate molto, anche perché il Basket Time è stata promossa l'anno scorso dalla Serie C, quella che era la C Silver, e si è unita adesso alla C Gold, è diventata C Unica. Poi la bomba di Alessandro Cavicchini trasforma il giocatore di Latina
ci sono anche degli assenti Bidini per New Basket Time Latina e manca invece Razzoli per quanto riguarda i padroni di casa, indisponibile Razzoli, adesso Cavicchini ha trasformato lui che ha fatto 21 punti contro la Smith, ha dimostrato in questo periodo di essere in grande spolvero, prova Alessandro Cavicchini, la stava 90, sta ancora andando all'attacco con Perrier, il francese Steven Perrier e già sono 4 punti per quanto riguarda il ragazzo originario del Centrafrica, poi la stoppata che mette la palla fuori dal rettangolo di gioco, quindi ancora occupare il pitturato della squadra bianco-blu diretta da parte di Andrea Berardi che salutiamo, insomma, ci è anche venuto a salutare un'altra prepartita, ringraziamo anche la dirigenza che ci ha fornito già un'ora prima dell'incontro la distinta proprio dei Pontini che stanno attaccando, cambia lato Latina con Berardi, Marco Berardi può andare al tiro, lui che è il maggior marcatore di questa inizio stagione per Latina, poi il canestro non arriva, sfortunato sicuramente Valente che ha fatto i primi due punti prima quando Latina è andata a segnare, poi Cavicchini si è aggiunta alla compagnia, Lisandro Nadin e Pompero ha segnato l'argentino Lisandro Nadin allargandosi e mettendo furbescamente la palla all'interno del canestro, stava a 90 che torna in vantaggio come vedete anche dal tabellone preparato dal nostro Marco Mondelli, siamo sul punteggio di 6 a 5 quando sono passati 3 minuti la partenza dell'incontro, la tocca a spade, la palla che termina fuori, la quindi rimessa in attacco per i bianco-blu con Gabriele Rosa che oggi compie gli anni, abbiamo visto proprio questo compleanno da parte sua, vicino a lui anche Lucas Ingenito e la sua partenza di stagione non proprio indovinata con il basket da disputa di canestro da parte di Berardi, Marco Berardi, ovviamente una squadra con tantissimi giovani, anche 2008 all'interno del gruppo di basket La Dispoli, e poi invece oggi gioca anche l'altra squadra, la Dinamo, nel suo impegno, che ho visto anche l'invito direttamente al Leone di La Dispoli da parte della Dinamo per fare in modo, insomma, ovviamente è possibile che sia così, che potesse accorrere a vedere il match della squadra della Dinamo, mentre vediamo che il gioco viene interrotto con Cascone che serve il pallone da Stavar 90, Nadin con due giocatori presenti vicino a lui, il tocco di Pedà, Stavar 90 Raffampo, situazione un po' particolare, sembrava rimessa per la Stavar 90, abbiamo visto qualche protesta da parte della panchina perché gli arbitri hanno individuato una rimessa in gioco proprio per i ragazzi diretti da Andrea Berardi, attacco con Alessandro Pedà che porta il pallone, braccio destro tatuato per lui, poi scambi di passaggi e coinvolgono anche Porfido che ha battuto molto d'attenzione, poi il tiro che arriva dentro con Marco Berardi, un Eurostep e poi infila nel canestro rosso-nero, andiamo iniziativa da parte della Stammar 90 che cerca di con Andrea Campogiani, come sempre vestita di bianco, la formazione rosso-nera come avviene sempre per gli incontri casalinghi, c'è anche un filo di scaramanzia in questa opinione da parte del gruppo allenato da Gabriele Rosa, mentre vediamo che i tifosi anche con alcune manine tipo quelle, non so se conoscete il salutatore con le sue manine che le offre in giro per Roma e non solo, che vediamo qui al Pala dei Cucci questo match che stiamo osservando con gli occhi di Marco Mondelli, mentre vediamo che Cocian probabilmente ha qualche situazione particolare perché si è allontanato rispetto alla panchina, stava anche svolgendo esercizi di stretching, vedremo se sarà solamente un'assegnazione temporanea. Pare di palla la Stava 90, il fallo di Campogiani, chiedevano l'antisportivo i ragazzi di Marco Berardi, anzi di Andrea Berardi, Marco Berardi è sicuramente il giocatore più da attenzionare, lui è Porfido per New Basket Time, NBT in attacco con Federico, anzi chiedo scusa, si tratta ovviamente di Pedà che sta innescando l'azione a sinistra, poi il tiro che va sul vetro e poi ferro di Cavicchini, elemento importante con le sue bombe, proprio Alessandro Cavicchini, la Stammar 90 con Andrea Campogiani, il giocatore classe 97, ha provato la conclusione, poi ferro e vetro per la Stammar 90, 21 punti per Cavicchini contro la Smith, sbatte Marco Berardi sull'avversario, poi il tiro di Pedà, ferro due volte, recupera ancora, extra possesso di Cavicchini, Pedà, di Verma, ancora Pedà, propone il 10 per Porfido che va a tirare, sbaglia la conclusione, Perrier per la Stavar 90, siamo già nella seconda metà di questo primo quarto, si gioca per multipli di 3 perché il vantaggio è di 9 a 6,
per i Fontini, suicidio e Chiesi, con l'iniziativa da parte della Stabar 90, con il tiro di Spada fermato irregolarmente da parte di Marco Berardi. Quindi Stabar 90 che guadagna alcuna iniziativa in attacco. Berardi che ha fatto 20 punti con Valmontone, 21 con Cerveteri, 20 contro la Smith, ha realizzato l'anno scorso 30 punti nella gara contro Briglia, che ha dato la promozione in Serie C proprio a NBT. NBT che ha vinto tutte le partite della fase d'orologio nella scorsa stagione, guadagnandosi così in rimonta il salto di categoria. Qualche protesta con Campogiani che parla con Caracciolo, Nadine a colloquiare con coach La Rosa, che va a sedersi in panchina all'argentino, ma che si va solo ad andare a sistemare, mentre vediamo che c'è Spada pronto dalla lunetta. Mentre il pubblico, anche dalla tribuna nuova, va a sostenere i ragazzi di La Rosa. Dal calore avete avvertito chiaramente che è arrivato il punto da parte di Alessandro Spada, il primo per lui in questa partita. Quindi due falli per uno fino ad ora. E dentro per Alessandro Spada che fa 2 su 2. La Stabar 90 accorcia rispetto agli avversari, con iniziativa da parte di Latinenzi, con Marco Berardi, deviazione probabilmente, poi la palla ancora che sarà servita proprio ai ragazzi di Andrea Berardi, con Cavicchini pronto ad andare alla battuta, in realtà lascia compito a Pedà. Dall'altra parte c'è anche Francesco Valente, vediamo, che salutiamo anche i nostri amici animali che sono presenti qui, dobbiamo però tenerli a freno perché vogliono entrare sulla nostra attrezzatura. Vediamo che il gioco viene interrotto da parte di Cascone, con il fallo che è stato chiamato, adesso fallo della Stabar 90, quindi sarà quella rimessa in attacco. Per quanto riguarda Latina, Stabar 90 che sta cercando di trovare il suo assortimento migliore in questo match che è iniziato un po' così. È troppa libertà direi per Berardi, sbaglia Marco Berardi, poi va a tirare nuovamente, nessuno va su di lui, segna il suo 6° punto Gianmarco Berardi, come detto è al ventello di media questo giocatore, e attacca quindi la Stabar 90 con Campogiani. Perrier, si ferma Perrier, cerca di andare schiena all'avversario, poi dietro schiena, bellissimo, ah che peccato, bella azione, bel gesto tecnico tra Perrier e Gian Vincenzi, coach. Sì, è un'ottima intesa, peccato che però non è andata a buon fine, e un passaggio smarcante di Perrier per Gian Vincenzi che ci ha messo molta fantasia nel girarsi al ferro, però non è andata dentro. Comunque partita molto in equilibrio, possiamo notare già qualche individualità nella tira, con Berardi che sta attaccando molto il ferro, ci sta mettendo in grande difficoltà. Attacca quindi la squadra bianco-blu con iniziativa della corsia di sinistra, mentre la rossa che si sbraccia, e c'è il tiro di Pedà, ferro che viene colpito, extra possesso con Valente, uno dei lunghi, poi il tiro che arriva, fallo subito da parte di Cavicchini in favore proprio dei latinensi. Stava 90 che fa bonus con questo fallo, 11-10 il punteggio, mentre vediamo Pedà si lamenta, non abbiamo capito con chi, che voleva probabilmente questo tiro che entrasse all'interno del canestro. C'è un cambio per Latina, entra Piccinini, anzi Piccini si mette sul cubo come direbbero quelli bravi, ed è pronta ad entrare, però sulla sedia se preferite, vista la situazione qui del Palaricucci. Cavicchini trasforma, 4° punto per Alessandro Cavicchini, il ragazzo che nel primo mese di stagione non ha reso al meglio, poi ha cominciato i giovanili di SMG Latina, e quindi arriva al punto numero 5 per lui, 12-10, anzi 13-10, vantaggio Latina. Stabar 90 come detto in bonus, lui che dal 2020 fa parte di Latina, così come diversi giocatori che fanno parte della rosa, in realtà molto giovane quella di Latina. Tra l'altro si è anche laureato in ingegneria industriale e civile, Cavicchini, che tra le sue esperienze in ingegneria meccanica per prendere la magistrale. Attacca la Stabar 90 con Luca Bottone, a destra per Spada, Spada che perde il pallone inizialmente, ma c'è stato un intervento falloso. Tra le proteste si mette le mani giunte davanti alla bocca, coach Marco Andrea Berardi, che segna, insomma, li confonderemo ancora per un po', probabilmente il tecnico è uno dei più grandi giocatori a disposizione dell'allenatore. C'è un cambio, fuori Valente, dentro
è entrato Jorge Drjajic, pronuncia un po' particolare, diversi ragazzi slavi per quanto riguarda proprio Latina in questa stagione. Lui che ha avuto anche esperienze con Colleferro, ha disputato i campionati under 19, under 20 gol, è serbo Jorge Drjajic, e attacca la Stevar 90 con Giamin Cenci, quindi Simone Balducci, eccolo il tortellino, lui che ha rifiutato il soprannome di gnocco fritto per tempo. Simone Balducci, eccolo l'ex Fortitudo Bologna a realizzare il punto del 13-13. Iniziativa ancora per quanto riguarda i ragazzi ospiti, il canestro di Alessandro Petà, 360 gradi di leggerezza per Petà, non subisce le vertigini e trasforma questo tiro. Si alza Di Nardo, va a sedersi Di Nardo sul cubo, si toglie la pettorina, ma attacca la Stevar 90 con Simone Balducci, diciamo che è rifiutato il soprannome di gnocco fritto, e dopo proteste volevano una rimessa dal fondo quelli della Stevar 90, situazioni diciamo al limite, noi siamo un po' lontani per vedere quello che è accaduto, ma stanno protestando, protesta anche Riccardo Russo, il team manager che si trova proprio là sotto a vedere l'andamento di questo incontro. Andiamo invece nella sua consueta posizione il presidente Stefano Dizzitiello, lo vediamo già molto preoccupato probabilmente per questa partita, ma è sempre così, vero coach? Sì, beh, certo, una partita molto in equilibrio, Latina sta comunque giocando una buona partita, Cielta si sta difendendo, ancora non ha preso bene le misure e ecco, vedi, questi giochi a due ti spezzano un po' il ritmo, perché comunque fai una difesa molto attenta sul perimetro e poi sul blocco, un pick and roll, hanno vita facile. Giorgio Giaic per i punti che ha trovato la Dinamo, attacca a Stevar 90 con la possibile bomba di Alessandro Spada che però sbaglia, recupera proprio il ragazzo serbo, si ripone ancora la formazione allenata da Andrea Belardi quando mancano 90 secondi a chiudere questo primo quarto, il passaggio all'indietro, lo schema chiamato da parte di Piccinini, Piccinini entra nell'arco, poi il passaggio per Giaic che trasforma. Giorgio Giaic, è la seconda volta che c'è questo tipo di situazione, pick and roll, giochi a due a liberare proprio il tiratore che può andare sotto canestra e infilare. Questo è uno degli schemi per quanto riguarda Latina, che ha molti tiratori a disposizione, quindi attenzione anche alle situazioni diciamo così classiche. Il tiro da parte di Balducci, errore da parte del ragazzo di Bologna, quindi attacca proprio il gruppo ospite, 50 secondi al termine di questo primo quarto, iniziativa ancora per quanto riguarda il bianco-blu, c'è un fallo di Balducci per la Stevar 90, pronto a entrare Andrea Bottone al posto di Spada. Spada sta per uscire, vediamo, consegna praticamente la pettorina ad Alessandro Bruno, presente lì in destinazione della macchina, fuori come detto lo sbirro, mentre vediamo che Latina può approfittare di questi tiri liberi essendo la Stevar 90 in bonus. Errore, corta e basta la conclusione di Edoardo Piccinini, tocca nuovamente al classe 98 che va a sbagliare ancora il suo tentativo, 40 secondi al termine con Simone Balducci, dedicazioni difensive di Berardi, di Andrea Berardi, attacca la Stevar 90 con Kocan sotto il canestro, nel pitturato Berardi, maghetto sloveno, quindi il tiro che arriva dalla destra con Andrea Bottone che sbaglia, il Bulldog va a contendere il pallone avversario, passi, fallo di palleggio più che altro per essere precisi da parte di Latina, quindi se la possesso la Stevar 90, è la seconda squadra di Latina, quella della NBT, la prima gioca in Serie 2, sta vivendo un momento molto difficile Latina Basket, ultimo posto nel girone, in settimana il divorzio con coach Di Manno che ha lasciato proprio la squadra nerazzurra dove ha giocato in passato un vecchio amico da Stevar 90, Michael Moore, attacca la formazione di La Rosa, errore di Kocan, c'è stato un fallo, non ho visto di chi perché ero impallato da un giocatore, numero 30 e quindi Piccinini che ha fatto fallo, possesso per le canottiere bianche, vanno ad attaccare quando mancano 20 secondi, il tiro di Di Nardo, ah era buona, non è scesa bene, è un'occasione di Emanuele Di Nardo e quindi NBT che va a proporsi, quanto riguarda il poi vediamo che stavano rubando le bottigliette d'acqua, ma non è stato così fortunatamente, iniziativa di Latina che fa tirare
verso il canestro, errore di Berardi, vince qui quindi il primo quarto con il vantaggio della squadra di Andrea Berardi per 19-13 rispetto a quella di Gabriele La Rosa. Quindi Gocci, una partita intensa con Latina che sta approcciando meglio rispetto ai padroni di casa. Sì, sta approcciando meglio, sta lavorando molto meglio in fase offensiva, cercando spesso e volentieri la penetrazione, l'uno contro uno, il gioco a due per tiri da distanza ravvicinata, che sappiamo benissimo che sono quelle a più alta percentuale, e mentre Civecchia si sta un po' abbandonando ai tiri da tre, che ovviamente poi non hanno neanche la possibilità di contrastare al rimbalzo, perché stiamo giocando molto, molto fuori e non riusciamo, cioè, sappiamo benissimo che il tiro da tre è una circostanza particolare, vanno bene 3-4 tiri e sei avanti di 10, però se poi non la metti dentro ti ritrovi sotto di 6. Bisogna dire anche che Latina sta lavorando anche molto bene in difesa, sta spendendo qualche fallo, ma sta lavorando bene, energica, tonica, prova l'anticipo, va a rimbalzo molto coesa, per cui dobbiamo avere molto più pazienza. Vediamo anche gli risultati di questa sesta giornata di campionato, tre gare sono disputate ieri, una l'abbiamo già ricordata, Frascati che ha battuto Frassati 73-69, Smith che ha perso in casa 84-68 con Fonte Roma e Città Futura che ha vinto di 3 punti su Palocco 84-81, quindi altra vittoria per il gruppo di Francesco Argenti. Il via di questo secondo quarto, ricordando il punteggio, Latina 19 e Stemar 13, attacca la NBT con proprio Drjajic che va a proporre a sinistra, dove può attaccare e arrivare il tiro da parte di Piccinini. Recupera Stefano 90, ma solamente, anzi in realtà per l'approssimazione c'è la Stamar 90, ancora le proteste da parte di Andrea Berardi nei confronti del direttore di gara, ovvero parliamo di Cascone che è originario però di Ragusa, originario della Sicilia, è trasferito poi successivamente a Roma e ha fatto anche l'istruttore di baby basket, cominciato a giocare a basket quando aveva 4 anni. A 12 anni è iniziata anche la sua passione per l'arbitraggio. Il tiro da parte di Balducci che però spreca. Invece Laura Caracciolo arbitra anche in Serie A2 femminile. Lei ha conseguito la laurea magistrale in filosofia con 110 e lode. Attacca la Stamar 90 che però deve difendersi dall'iniziativa avversaria. Perde il pallone e attacca adesso veramente la Stamar 90 con Emanuele Di Nardo. La barriera oscura a destra per Balducci. Balducci, braccia conserte per la Rosa, offre il pallone a Cocian che va a tirare. Adi! Cocian! Primi 2 punti per lui in questa partita, è la Stamar 90 che accorcia di 4 punti rispetto ai latinensi, poi prova Balducci, non ci riesce, fallo con Andrea Bottone che prende un po' tutto, compreso anche l'arbitro Caracciolo, quindi rimessa che sarà per quanto riguarda proprio i ragazzi in canottiera blu, con ancora la Stamar 90 che ricordiamo a vinto 77-73 sul campo di Palocco con 14 punti di Gianvincenzi, così come Perrier, 12 invece punti di Balducci. Fino a questo momento successi contro Cervete di Smith e Palocco e sconfitta con Città Futura e Frascati. Attenzione alla bomba dall'angolo che arriva a corta, palla ancora viva Di Nardo, il tiro che è stato di Carturan. Per quanto riguarda Latina, Balducci, lo schema del braccio alto, anzi della mano protesa da parte del 22 della Stamar 90, il blocco portato da Cocian, Di Nardo prova a liberarsi, non viene servito, c'è Andrea Bottone che può andare verso il tiro, prende un po' di campo, poi il tiro di Balducci che arriva da distanza un po' ravvicinata, poi sbaglia proprio Simone Balducci, arbitro che fischia e quindi il possesso che cambia molto ed è in favore di NBT. 8:15 il cronometro che è arrivato da questa seconda frazione, sarà quindi possesso per i ragazzi capitanati da Marco Berardi. 1-2 con Carturan che si avvicina, va a sinistra, Gianvincenzi in marcatura su Marco Berardi che va a tirare, appoggia molto bene Marco Berardi a liberare proprio il braccio con rilascio perfetto, ottavo punto per Berardi. Vediamo Lorenzo Bencini ad annotare le statistiche, campo aperto per Carturan che si ferma, c'è il fallo, va a terra il maghetto sloveno, sarà quindi
ancora iniziativa per la Stemar 90, quando vediamo che il tabellone ci indica un fallo per uno in questa seconda frazione, però sono tiri liberi perché Koshan stava tirando. Questo match che stiamo sempre seguendo con gli occhi di Marco Mondelli, c'è Porfido che si avvicina alla macchina, mentre vediamo che Cartunan è andato a parlare proprio con la macchina, errore di Koshan. Quindi si rimane con 6 punti di vantaggio in favore di NBT. Vediamo il tiro che arriva, e dentro Adi Koshan, terzo punto per lo sloveno, e nuovamente si assottiglia un po' il risultato di margine con 5 punti in favore di Latina. Viene superato Balducci, con Di Nardo che va a terra, sfondamento di Latina, con la percussione che c'è stata da parte di Marco Belardi, che è stato fermato proprio da parte di Di Nardo, che è andato a terra quando l'avversario ha occupato il suo cilindro. 21-16 il risultato, come potete vedere, in testa alla classifica in questo momento Frassati con 10 punti, Latina è secondo in classifica con 8 punti, compagnia della Tiber, e c'è anche Città Futura con la vittoria di ieri, ma ovviamente una partita in più. Quindi Palocco, Stemar a 6, e anche Frascati vincendo da 4 a 8, quindi ci sono ben 4 squadre sotto Frassati. Pomezia, Cerveteri, Fonte 4, la vittoria di ieri di Fonte. Smith e Valmontone ancora 0 punti, con la Smith che già ha giocato, e Valmontone impegnato in questo momento sul campo di Pomezia, che in settimana ha cambiato allenatore, è tornato Pancrazzi, l'eroe della promozione in Serie C. Balducci per quanto riguarda Andrea Bottone, Koshan va davanti, Koshan con le braccia alte dell'avversario, il tiro di Adi Koshan, quinto punto da parte del numero 9 della Stemar 90. Va ancora New Basket Time, cambiava a destra dove c'è Cavicchini che spinge, sfondamento, altro sfondamento, le braccia larghe, incredulo Marco Belardi, ed è sfondamento per quanto riguarda Cavicchini. Coach, condividi questo operato arbitrale in questo momento? Ma diciamo che quando c'è stato lo stesso atteggiamento nei confronti di Cecchi, abbiamo subito in silenzio. E diciamo che l'allenatore della Tina sta protestando da molto tempo, ovviamente irritando un po' gli arbitri, e questo è un comportamento che ovviamente, se un dubbio di una decisione, poi ti fa contro, purtroppo. Ma comunque il fallo, nello specifico adesso, c'era, perché è stato fatto un blocco movimento da parte del lungo. E poi arriva il tiro che va sul ferro, con la Stemar 90 che è riuscita a pareggiare i conti grazie alla bomba di Andrea Bottone. Balducci, Gian Vincenzi, c'è possibilità di andare in vantaggio. Adi Koshan per il 23-21 da sotto canestro, è riuscito a prendere questo gancio proprio Koshan, a trasformare in oro quello che ha trovato. Ancora Latina che ci prova con Marco Belardi a caccia della doppia cifra, all'indietro per Latina di Cavicchini, ferro, poi fa rimbalzare, non si prende il rimbalzo difensivo Emanuele Di Nardo. Balducci uno contro uno sull'avversario, cerca di fermarlo, Balducci insiste, Di Nardo, il tiro di Andrea Bottone, il Bulldog deve chiamare il timeout. Coach Andrea Belardi che entra in campo per parlare con l'arbitro, a chiedere conforto adesso faccia a faccia da parte dell'allenatore, attenzione, arriva anche i dirigenti di campo, tecnico chiamata Latina. Meno male che non potete vedere la faccia di coach tedesco adesso. Beh, diciamo che l'ho detto circa 30 secondi fa. Non può protestare in questo modo. Non può protestare, anzi che è entrato in campo e l'arbitro non l'hanno espulso. Anzi, sono stati molto molto clementi. Non può avere quell'atteggiamento. Assolutamente, anche perché non è un atteggiamento diciamo professionale, perché fino al momento in cui Latina aveva in questa situazione di contestazione la meglio, è stato zitto. Poi quando si è rigirata ha protestato oltremodo, e ovviamente poi quando protesti talmente tanto, gli arbitri sono delle persone, sono dei uomini, in questo caso anche donne,
non dico che poi ti mirano, però poi un dubbio scusate che gli viene, e poi ovviamente non va nella direzione che tu vorresti, per cui meglio protestare poco in certe occasioni, perché sennò rischi pure di innervosire la tua squadra, cosa che è successo. Quindi si riprende il match dopo l'errore che c'è stato da parte di Andrea Bottone, sarà rimessa in attacco per la Stamar 90, parziale di 18-2. E quanto, eh sì, perché era in vantaggio 19-13, ha fatto bene a ricordarlo, 13-2 in questo secondo quarto, in 4 minuti per la Stamar 90, quindi sicuramente abbiamo visto un momento un po' particolare, un po' troppo caldo, anche perché poi Coach Berardi ha molta esperienza, ha girato l'Italia, quindi sa bene che se va in quel modo a interfacciarsi con l'arbitro è chiaro che arriva a fallo tecnico e delle decisioni negative nei confronti della sua squadra. Vediamo che il gioco viene interrotto perché c'è stato un fallo proprio ai danni di André, di Marco Berardi, sarà quindi possibilità per i bianco-blu di andare a ridurre il margine che prima vedevamo di 6 punti per Latina, adesso sotto di 5, entrerà subito lo spazzolone, proprio vediamo in questo momento in panchina tecnico Andrea Berardi, che ha avuto esperienze anche a Valdiceppo, quindi le parti di Perugia, dove oggi gioca la Virtus Roma, dove è stato per 2 anni, quindi Sezze, Sora, ha fatto anche parte dello staff tecnico della Viola Reggio Calabria e poi anche Latina, dove è cresciuto la SMG anche come giocatore, conquistando anche una finale Under 17 Eccellenza come capitano, quindi ovviamente tanta esperienza per lui in altre categorie. Errore da parte di Marco Berardi, il punteggio rimane quello, 26-21, mentre vediamo che i tifosi da Stamar 90 sono pronti a esibire la loro bandiera. Andrea Bottone, 8 punti, che partenza, che ingresso dalla panchina di Andrea Bottone, che sta assolutamente facendo vedere il suo talento. Oh, attenzione, una spinta su Balducci, non c'è nulla, si prosegue con NBT che va in attacco dalla sinistra, possibilità per Porfido che ancora non ha fatto punti, questo ragazzo, cambi per Latina, esce Drjajic esce e c'è l'ingresso in questo momento di Valente, dopo aver iniziato il confronto è andato in panchina proprio Francesco Valente, gli ha firmato i primi 2 punti per Latina, proprio il giocatore classe 2000 che è arrivato inizio ottobre grazie alla collaborazione con Serapo. Andiamo attacco poi il gancio, il semigancio più che altro da parte di Marco Berardi e sono 10 punti già per lui in questo confronto. Vediamo quindi la possibilità per la Stamar 90 di poter andare ad affollare l'arco. Gian Vincenzi allarga per Di Nardo che ha spazio per andare al tiro, errore di Di Nardo con spada, anche sì, applaude dalla panchina il proprio compagno di squadra con proprio il gruppo Pontino che va a tirare, errore quello di Porfido e la Stamar 90 con Simone Balducci, lancio lunghissimo, Gian Vincenzi è dominato, bravo Balducci, no è fuori, che peccato, che sia l'idea è stata giusta quella del tortellino, fuori proprio Di Nardo Di Maio e dentro Luca Bottone. Stavo dicendo, coach, ottimo ingresso quello di Andrea Bottone sulla partita. Beh, Andrea è entrato, 2 bombe fotocopia dallo stesso arco punto del campo, un arresto e tiro, 8 punti, diciamo che è lui che ha propiziato il recupero e anche il vantaggio. Attaccia proprio la formazione Pontina che cerca di guadagnare un po' di terreno, perde il pallone e scatta proprio Andrea Bottone, il bulldog dietro schiena, il passaggio per Simone Balducci, che azione della Stamar 90 con Simone Balducci che fa il referto, 30-23, ma che bellezza anche il passaggio dietro schiena, prova da parte di Andrea Bottone che dimostra la sua crescita in questa stagione sotto la guida di coach Gabriele La Rosa. Andiamo adesso Latina un po' in difficoltà, secondo quarto che sta andando tutt'altro che bene, poi canestro di Porfido che interrompe la sua carestia, 30-26, parziale che è di 17-7 per la Stamar 90, e pensate prima com'era senza il canestro di Porfido, lamentava a casa proprio il giocatore col 16 di Latina che ha giocato anche con la Juve Caserta dove ha iniziato e poi il tempo cambio dentro Perriera per Cosan, ricordando sempre il bellissimo documentario sulla Juve Caserta, sulla storia di quella squadra che vinse lo scudetto contro l'Olimpia Milano, disputò anche la finale della Coppa Europea
a Belgrado contro il Real Madrid con Nando Gentile, con Oscar e tutti gli altri. Vediamo che la Stema 90 sta andando ad attaccare e poi ha cercato l'alley-oop, ma c'è stato un fallo in precedenza per cui non vale quello che stava avvenendo. Protestano anche quelli in canottiera scura che volevano la situazione, che non so se hai intuito qualcosa, coach, di quello che è avvenuto. Un attimo di... Protestano tutti adesso con Ingenito che si alza dalla panchina. Quelli di Latina volevano praticamente il loro possesso, non fare niente attacco, invece la Stemma 90 aveva protestato con qualche altra situazione. Momento un po' confusionario, possiamo dire, dell'incontro con Perrer che si appresta per andare a effettuare i tiri liberi. 3-17 sul cronometro, Latina in bonus. La Stemma 90 ha commesso due falli fino a questo momento, quindi c'è anche da prestare attenzione a questo fattore. Vediamo anche il presidente, la presidentessa di Latina in panchina che sta protestando, ovvero Raffaella Mascolo, che... La vediamo lì a notare anche qualcosa, perché ha dichiarato che l'obiettivo della società è quello di valorizzare i giovani e i talenti locali. Il canestro di Balducci, sesto punto per Simone Balducci. Società molto giovane, nata nel 2018 la New Basket Time Latina. Balducci, altra opportunità per l'ex 100 e trasforma proprio Simone Balducci. Settimo punto, la Stemma 90 che torna più 6. Credo che sia il massimo vantaggio di questa partita per la Stemma 90. 3-10 al termine della seconda frazione, tempo che dobbiamo ricordare con un pochino più di costanza perché non l'abbiamo fatto in maniera frequente. Vediamo che c'è la Tina, si alza la sua dalla panchina, palla persa con il recupero da parte della Stemma 90 con Balducci, non ferma nessuno contro Baffido, Simone Balducci, che cosa ha fatto? Tutti praticamente in campo a protestare per uno scontro tra Balducci e Porfido. Ecco, Campogiani, diciamo così, dalla macchina non usa proprio mezzi termini per una spinta, evidentemente partita che è diventata molto molto nervosa. Dalla banchina le proteste nei confronti di Porfido, con Balducci che è andato a segno, si tocca la spalla, è caduto a terra Simone Balducci, intervento molto energico quello dell'avversario, tutti praticamente in piedi, tant'è che la rossa si è dovuto subito attivare per evitare che ci fossero intemperanze, qualcuno potesse entrare in campo. Adesso faccia a faccia Caracciolo, che sicuramente invita la panchina ad avere un atteggiamento un po' più mansueto dopo questa situazione molto molto particolare, ma Balducci ha trovato proprio due punti molto importanti proprio per la Stemma 90. 9 punti per lui fino ad ora. Coach, come hai visto questa situazione? Ma un fallo ci poteva stare, ma non gliel'ha fischiato l'arbitro su Balducci, che poi ha perso equilibrio e è caduto rovinosamente a terra, ma credo che abbia sbattuto ai ferri della ringhiera che delimita il campo, per cui diciamo insomma, la reazione veemente della panchina, capisco l'apprensione per il proprio compagno di squadra, ma abbiamo rimediato un tecnico a palla ferma, cosa che non è mai buona. Vediamo un attimo cosa accadrà anche per quanto riguarda la temperatura di questa partita, perché è entrato Campogiani mentre Profito trasforma il suo tiro libero, meno 7, anche ancora Gian Vincenzi ha applicato a chiedere lumi su quello che deve avvenire per la prossima azione. Vuole ricominciare, ovviamente partita molto complicata per Caracciolo e il Cascone, come detto probabilmente non abituati al calore e all'intensità del Palarecucci, questa versione domenicale. È un po' improvvisato quest'anno perché finalmente gioca quest'anno la Stemma 90 in casa di sabato, che poi Porfido mette subito al referto il suo sesto punto, come detto tante esperienze. Vediamo anche i tifosi di Latina presenti alla nostra destra, fanno sentire la loro voce nei confronti dei propri giocatori. Perrier, Gian Vincenzi, in mezzo ancora Campogiani, pronto per Luca Bottone, va a tirare Luca Bottone, anche il fratello più grande si fa vedere in questa partita, Luca Bottone, la bomba del più 7 da parte di Luca Bottone. Piccinini servito da Valente che fa pick and roll, Piccinini, poi lo scatto in mezzo, nessuno lo ferma ed è fallo della Stemma 90 con Andrea Bottone ai danni di Piccinini, se non ho visto male. Poi ancora si discute proprio con Andrea Bottone, con Luca Bottone in questo caso, non con Andrea che ha fatto fallo. Bisogna un pochino
calmare le acque, c'è troppo nervosismo in campo da una parte e dall'altra, anche dalle panchine devono aiutare per fare in modo che non si accenda troppo questa gara, perché vediamo ogni azione diventa uno scontro e non è possibile andare avanti in questo modo. Già due falli tecnici chiamati in questi primi due quarti, uno per squadra. Due minuti, tutti a parlare con Caracciolo, l'arbitro Caracciolo con il Campogiani in particolar modo. Adesso proprio Caracciolo invita Campogiani a ad avere maggiore fiducia nei suoi confronti. Mentre il padre Cucci ne approfitta per fare un po' di tumore. Entra Spada, siamo ancora, il colloquio va avanti. Per la panchina chiedono il tecnico, partiamo a modo con il coach Andrea Berardi per le proteste di Campogiani. Viene coinvolto anche il tavolo della giuria. C'è Pedà per la lunetta, sbaglia la propria conclusione e fa scatenare il Palaricucci. Secondo tiro libero. Va a realizzare il meno 6 proprio Alessandro Pedà per quanto riguarda Latina, l'asse 2001, ex Colleferro, ex Lazzeriano, nel 2021 è passata a Latina, palla persa dalla Stevar 90, esulta anche Carturana che sta entrando in campo, quella Campogiani che va a segnare qualcosa, mentre vediamo che è pronto Carturana per la battuta con Gian Vincenzi che va in panchina ed è entrato Nadin per la Stevar 90. C'è adesso la possibilità per quanto riguarda Latina con proprio Edoardo Piccinini in mezzo, Porfido prova a liberarsi ma lo spazio a sinistra è tutto per l'errore in due battute praticamente con Marco Berardi e il fallo commesso da Campogiani, fallo che ci è sembrato di vedere coach, giusto? Ma Andrea era intento a fare taglia fuori. Il pivot ha proteso le braccia sopra la testa di Andrea. Andrea ha cercato sempre di tirarlo fuori, però credo che il fischio sia giusto. Anche la Stevar 90 in bonus in questo momento. Il tocco di Spada e la palla che termina fuori. Sarà ancora rimessa in attacco per quanto riguarda Latina, che ha 11 secondi a disposizione per questa situazione in attacco. Marco Berardi dall'indietro. Non c'è fallo di Nadin, a sinistra trova lo spazio, il tiro di Valente che va lungo, poi recupera Luca Bottone, iniziativa che per la Stevar 90 quando manca 1.20 alla chiusura di questo primo tempo e del secondo quarto come ovvio che sia. Luca Bottone, bella, bella Luca Bottone, quanto è bella questa conclusione da parte di Luca Bottone, 40-31 con Vincredible che fa 6 punti. Arriva un'altra bomba, bella anche questa, tutti in piedi quelli di Latina, per Alessandro Porfido, seconda bomba di Porfido in questa gara, così come sono due le bombe di Luca Bottone e due anche le bombe di Andrea Bottone, quindi tutte doppiette, Campogiani, il tiro di Luca Bottone, la terza di Luca Bottone! In piedi con Banducci che esulta come se fosse un torero! Più 9 per la Stevar 90 con il nono punto da parte di Vincredible. Attacco per i latinensi, si gira e si volta, piede perno, poi canestro di Francesco Valente che è pronto e attento sotto canestro, gli arriva il pallone con i giri giusti con il Campogiani che serve al cronometro, 15 secondi al termine della seconda frazione, la Stevar 90 può giocare fino all'ultimo secondo, 12, 11 e 10, Nadine Perrier, arriva il pallone per lui, pronto a tirare, si gira e si volta, fa tutto lui, non entra, volevano il passi, che poteva anche starci probabilmente, però arrivano due tiri liberi per la Stevar 90, 4 secondi e 7 decimi al termine, con il Bianchi che sta per entrare, per questi ultimi frangenti. Vediamo anche dalla panchina di Latina che si sta ancora protestando e partiamo a modo con Mascolo. Andiamo con Perrier che si avvicina per poter mandare al massimo vantaggio. Ancora proteste tra dirigenza della Stevar 90 e tifosi della Latina. Vediamo ancora qualche scenario un po' polemico mentre proprio c'è Steven Perrier pronto per andare dalla lunetta. È lunga per Perrier che sbaglia,
Adesso si alza coach Berardi, Marco Berardi, per invitare i ragazzi ad andare a prendere l'eventuale rimbalzo. Il tiro di Perrier che va dentro. Steve Perrier, quinto punto per lui. Due secondi e c'è, viene ancora un antisportivo, va a infrangersi, l'ha chiesto più che altro coach Berardi, va a infrangersi sulla, diciamo così, sulla siepe, come abbiamo documentato anche l'altra volta, un giocatore di Latina, ovvero parliamo di Carturan. Adesso va dalla lunetta per accorciare il margine. Sbaglia Carturan, secondo tiro libero per lui. Vediamo se fa sentire la panchina anche Marco Paone, il secondo allenatore. È dentro il canestro Carturan, primo punto per quanto riguarda Carturan. 2 secondi e 3 decimi al termine di questo secondo quarto. 44-37 il punteggio, 37 il punteggio come recita il tabellone del nostro Marco Mondelli. Pronto Luca Bottone, ci prova. Ah, Etro, che peccato, per essere buona questa situazione. L'ha fatto stare e finisce il secondo quarto. Stemar 44, Latina 37. Parziale che è di 29-18 per i rossoneri. Ci vediamo anche tra poco per seguire il secondo tempo di questa partita che si preannuncia davvero esplosiva. Siete tornati in collegamento nel Palare Cucci per questa gara della sesta giornata di campionato di Serie C girone B, che vede in campo la Stepar 90 che sta affrontando la NBT Latina in vantaggio per 44-37 rispetto agli avversari che sono andati davanti nel corso del primo tempo, chiudendo con 6 punti di superiorità rispetto ai padroni di casa, che poi nella seconda frazione hanno rimontato grazie a un inizio splendente e adesso conducono con 7 punti che li separano rispetto agli avversari, perché siamo 44-37. Stava iniziando il terzo quarto con l'arbitro Caracciolo pronto a servire il pallone a Luca Bottone, che darà il segno di apertura di questo terzo quarto, il via di questo match che è appena iniziato. Vediamo quindi Balducci, che vediamo anche una vistosa fasciatura sulla fronte, più che altro una fascetta. Lisandro Nadine e Pampero subito a innescare le energie migliori per la Stemar 90. Può andare quindi a ribattere Latina con i suoi scarpini neri e bordati da lancio. Pedano mette in campo, perde il pallone, Nadine non la prende, la recupera con un grande intervento Berardi e poi il tiro, perché stoppata di Perriere, no, viene fermato. Viene fermato e vengono assegnati probabilmente i punti per quanto riguarda Cavicchini, con il fallo, viene chiamato più che altro fallo per quanto riguarda Perriere, quindi Cavicchini può andare dalla lunetta per cercare di ridurre il margine. Il pubblico che si fa subito sentire, adesso la Latina attaccherà sotto la tribuna nuova. E i rossi rossoneri vogliono subito far comprendere la questione fattore campo. Ancora c'è qualcosa da sistemare. Coach, punti di forza che deve avere la Stemar 90 in questo terzo quarto e cosa da migliorare secondo te? Ma punti di forza della Stemar? Sì, da andare a saltare ulteriormente. Sì, stiamo giocando bene, stiamo lavorando bene in attacco negli ultimi minuti del secondo quarto, con buone soluzioni, con il ritmo, la coppia Bottone, e adesso dobbiamo cercare di anche di servire il nostro lungo, che ha iniziato molto bene e poi dopo un tempo in panchina si è un po' freddato, anche se difensivamente ha mostrato di esserci con una stoppata che però purtroppo è finita per frenare addosso all'avversario. E cosa dobbiamo migliorare? La difesa sul numero 42, che va molto bene in penetrazione, e tenere d'occhio Porfido. Assolutamente è una cosa da cui stai battendo un pochino di tempo, coach Tedeschi. E poi Steve Perrier che esulta andando all'indietro. Camminiamo tutti all'indietro, andiamo come Michael Jackson a esultare con Steven Perrier, che trasforma dentro questo canestro. 10 punti di vantaggio, massimo divario per la Stemar 90 in questa partita rispetto agli avversari, con Steven Perrier che fa diventare 11 i punti di vantaggio.
quando sono passati solo 60 secondi dalla partenza, pensiamo un po' di più, probabilmente 60 secondi dalla partenza di questo terzo quarto, arriva il tiro dentro. Porfido, poi in doppia cifra, stavamo dicendo che non faceva punti, adesso li sta facendo notare a tutti quanti e arriva ad applaudire proprio coach Andrea Belardi, vestito di bianco, a seguire questa partita. E quindi il passaggio all'indietro, il consegnato per Alessandro Danini, che si ferma, si volta, vede perno, il tiro che va sul petto, recupera proprio Porfido per la New Basket Time. La corsa è di Petà a destra, Cavicchini pronto a tirare, Cavicchini viene fermato con la capata da parte di Perrere che scadiva del pallone nella propria mano, però ancora il fischio arbitrale che permette quindi a Perrere di salvarsi. Arriva l'infrazione, protesta Latina, si alzano anche i dirigenti della macchina, protestano anche quelli della Stamma 90 che non vogliono che quelli di Latina protestino. La Rosa in questo momento a colloquio con Alessandro Spagna, mentre stiamo sapendo sempre questo match agli occhi di Marco Modelli, ma che sta diventando sempre più intenso, che a palla di Cucipia via Leggiani con la Stamma 90 che conduce questa partita, 8 punti di vantaggio rispetto agli avversari, quindi passaggio in questo momento per Alessandro Spagna, quindi Simone Balducci che si ferma, poi liberarsi con il bottone, Berriere e poi l'acqua Berriere, ma il passaggio è sbagliato e termina fuori, quindi svanisce l'opportunità. Felici Vita Vecchiesi, la palla molto alta per Edoardo Piccinina che lui è in ricerca dei punti per Belardi va a tirare, la palla rientra, il canestro di Marco Belardi, davvero molto pericoloso questo giocatore che ha fatto parte, ora poi il tiro che arriva di Luca Bottone, segna in doppia cifra anche Luca Bottone, sono 11 punti da parte sua. Perché protesta Cappoggiani in piedi, occhio che c'è il fallo tecnico probabilmente, e quella protesta dall'altra parte, vediamo, sì, non abbiamo capito cosa ha detto Belardi, proteste per quanto riguarda proprio la Stevar 90, i giocatori devono stare un pochino più tranquilli, sono troppo agitati. Adesso faccia a faccia Marco Belardi e Andrea Belardi. Porfido sbaglia la conclusione dopo il fallo tecnico, è stato chiamato alla macchina, rimessi in attacco per NBT, adesso battono anche i piedi sulla tribuna nuova per far sentire il loro calore, attacca a Robio Latina, il passaggio a sinistra, quindi Cavicchini, poi rete di passaggi che è molto infuocata quella della Stamma 90. Non c'è fallo di Perriere, la palla che finisce praticamente verso gli spettatori. Perriere, difesa molto intensa quella della Stamma 90, coach, in questo caso. L'ha chiuso, veramente l'ha chiuso. Prima andandogli a toccare la palla mentre portava sulla palla, l'ha messo in difficoltà. Poi è riuscita a riprenderla e la stoppata definitiva. Altra azione importante è stata quella della Stamma 90 con Luca Bottone che ha evitato che ci fosse un'altra percussione da parte degli avversari, partita che in questo momento è molto elettrica, che a palla di cuccia Stamma 90 e conduce con 8 punti di vantaggio rispetto agli avversari. Simone Balducci con la sua fascetta che vediamo in testa, innovativa, intrigante direi, quella che stiamo notando, cioè Alessandro Spada che ha fatto la tirata sotto il numero 30, Alessandro Spada e la Stamma 90 che va a quota 10 punti di vantaggio. Dall'altra parte Latina, New Basket Time, Piccinini, Pedà è solo a spazio, va a tirare, sbaglia con Luca Bottone che riprende il pallone, infortunio, attenzione c'è un problema, forse ha battuto la testa sulla balaustra proprio Pedà che si tocca la nuca, rialzato con fair play dall'abito Caraccio da parte di Luca Bottone. Attenzione, siamo in apprensione, comunque si muove, cammina, Pedà sembra aver preso solamente una brutta botta, cadendo non bene, Pedà vediamo se può proseguire il match, credo proprio di sì, non ci sono grosse apprensioni dalla banchina, si va a riprendere a giocare. 6.44 sul cronometro, la Stamma 90 che è in vantaggio di 10 punti rispetto agli avversari, con Simone Balducci che si è messo come play. In guardia c'è Luca Bottone, con Perriere che è pronto a muoversi, prova a smarcarsi Spada, Perriere mezzo due avversari, Nadine, più 12, sono 6 punti di Nadine quest'oggi da parte dell'argentino.
con il pubblico ancora infuocato qui a Parade Cucci. Prova a passare vicini nel fallo di Nadin. Il fallo dell'argentino, pronto a rientrare Carturan per Latina. Vediamo se c'è un'indicazione particolare dal tavolo della giuria. È il primo fallo di Nadine, per cui ci interessa poco in questo momento, però sicuramente ci interessa di più, che sono due i falli da Stefano avanti a questo terzo quarto, due anche i falli di Latina. Rimessa in attacco, vediamo anche di coperchi delle padelle per sostenere la Stefano 90. Il tiro che arriva dentro va fermato, l'ha detto Rossi Tedeschi, fermato è Marco Belardi in tutte le maniere ovviamente lecite per la Stamar 90. C'è Balducci, potrebbe essere buona per un compagno di squadra. Balducci avanza troppo, ha chiesto troppo le sue qualità Simone Balducci in questo caso, ma c'è stato un fallo importante, quindi sarà ancora possesso per la Stamar 90, ancora faccia a faccia. Si è spento il tabellone, intanto spada a colloquio con Carturan. Quindi coach, è una partita davvero molto, sì, abbiamo visto, infatti al tavolo hanno chiamato questa cosa, partita molto bella, molto spigolosa, che sta sicuramente calamitando l'attenzione del pubblico. Sì, abbiamo raggiunto, mi sembra, i 12 punti di margine, però non è una partita, 10, non è una partita assolutamente finita, e peccato. Perché comunque c'è molta generosità da parte di tutte e due le squadre, dei giocatori in campo, si sta difendendo, si va a rimbalzo, si lavora veramente tanto, ma in questo caso, in questo momento è premiata sicuramente Civecchia, che sta lavorando bene con tutti quanti i ragazzi in campo, che stanno dando veramente ognuno la propria parte. E in questo momento c'è l'attacco da parte della squadra allenata, da parte di Andrea Berardi, il tiro da lungissima distanza, lunga gittata, quella di Porfido, nuovamente la Stamba 90 che recupera, innesca con l'incendio di spada, si prepara a rientrare in campo Valente, ma il pallone è per Nadine. Cerca di tenere un po' di terreno Alessandro Spada, di nuovo il movimento di Perrier, Alessandro Spada e bravo anche Perrier, che ha capito la situazione, ha potuto poppare Alessandro Spada, che ha trovato proprio il canestro. Vediamo Latina in mezzo, il passaggio in favore di Carturan, che trova due punti sotto canestra abbastanza comodi. Balducci passa, fallo di Carturan, dribbling calcistico praticamente quello di Balducci, che gli è passato praticamente senza grosse difficoltà. Ritorno a 12 il divario tra Stema 90 e Latina, c'è una questione da sistemare con gli arbitri. La Stema 90 conduce con 12 punti di vantaggio in questo match, che state sempre seguendo con gli occhi di Marco Mondelli. In bonus NBT, errore di Nadine, recupera quindi la squadra bianco-blu con Piccinini, che parte il pallone, va a terra Balducci. C'è stata una spinta, quella proprio da parte del giocatore rossonero, però Simone Balducci. Entra nuovamente Andrea Bottone, vediamo se cambia dai connotati di questa partita anche al suo rientro in campo. Viene chiamata l'attenzione da parte degli arbitri, rientra quindi Andrea Bottone al posto del fratello Luca, mentre abbiamo appena aggiornato il risultato della Flavioni, minestra perfetta di pallamano, che ha perso di un gol solamente a Camerano, può essere stata sotto di 10 addirittura, qui non è chiusa questa partita. Pensate, la pallamano hanno recuperato 9 gol di distacco in un quarto d'ora, può accadere benissimo anche nel basket. Arriva il passaggio centrale fuori per la Stema 90, che recupera il pallone, avevo già anche narrato sul nostro sito internet www.rcgiornale.it della vittoria delle CRC di Rabi, che si è imposto a Paganica con grossa fatica e della sconfitta di questa mattina delle Civitavecchia Calcio, che ha perso per 2-1 sul campo della V3 Macalese. Spada per Simone Balducci, Balducci mette in mezzo, diversione fuori, palla che sbatte sulla balaustra nella zona dove ci sono i tifosi Pontini, si sono presentati in una buona presentanza qui a Civitavecchia, anche loro pronti a dare il loro calore, mentre nel frattempo viene chiamato il time out da parte della panchina Civitavecchiese, con Gabriele Rosa, che ha voluto chiamare a colloquio proprio i suoi giocatori
per parlare con loro, mentre ricordiamo che la Stabar 90 in caso di vittoria entrerebbe nel gruppone A8, mentre Latina ha la grossa occasione di agganciare la vetta della classifica stante la sconfitta di Frassati, quindi andare a quota 10. Poi anche la Tipa ha la possibilità, qualora dovesse vincere a Cervete, anzi a Valcaneto più che altro, perché c'è Rim Cervete di Tiber in questa giornata, in questa domenica particolare, perché la Stabar 90 per una volta questa stagione gioca nel suo vecchio slot, quello della domenica pomeriggio, e non quello del sabato alle 18 che invece è presente da quest'anno. Fischia l'arbitro, coach, con l'arbitro che chiuderà tra poco per quanto riguarda proprio la Stabar 90, che potrà beneficiare del pallone. L'arbitro Caracciolo va a chiamare i giocatori rossoneri, come detto esperienze anche in Serie 2 femminile per lei. Si torna in campo, vediamo anche la dirigenza col presidente di Zitiello, teso, agitato, per guardare come sfrutteranno l'azione i propri ragazzi, con proprio Andrea Bottone pronto a far riprendere le operazioni. Il tocco di Porfido, stavo dicendo, con il coach Mauro Tedeschi, una Stabar 90 che quando si propone in attacco sta trovando la sua quadra. Sì, sì, riusciamo a muovere di più la palla, ottimo, veramente bel canestro, veramente un grande canestro, grande controllo del corpo e mano morbida appoggiata al tabellone, un gran canestro veramente di Andrea Bottoni. Che stasera è stato veramente un fattore. Andrà a Bottone anche lui in doppia cifra, perché sono 10 punti per Guerre. Ha preso fallo antisportivo, e fallo antisportivo, chiede scusa Piccinini, che si è fatto prendere un po' dalla situazione. Insomma, non era un fallo cattivo sicuramente quello di Edoardo Piccinini, ma c'è un antisportivo, quindi due tiri liberi per Perrier. Prepara il suo ingresso in campo Valerio Paone, ed entra al posto di Berardi, dentro anche Di Nardo e Gian Vincenzo al posto di Spada e Nadine. Sentiamo un po' di audio ambiente. E dentro il canestro di Steven Perrier, più 15, massimo vantaggio Stabar 90. Ancora Steve Perrier, l'acqua Perrier, la più gasata del mondo, più 16 per la Stabar 90, ma ancora non è finita per nulla al mondo. Adesso attacca la formazione rossonera con Simone Balducci, il tortellino in mezzo, Perrier che si alza, Steven Perrier! Doppia cifra per Perrier, 4 punti in un minuto per lui. La tocca Gian Vincenzi, non la prende Gian Vincenzi, Porfido fa tirare, ah, che peccato per Latina, ma la Stabar 90 riesce comunque sia a recuperare il possesso con Gian Vincenzi. Gian Vincenzi che porta la sfera. Quindi iniziativa per i rossoneri con il tiro di Simone Balducci. Simone Balducci, 65-47, la bomba di Balducci, 68-47, non si era ancora aggiornato il punteggio, chiedo scusa, 68-47, più 21 addirittura, è una partita trasformata come stiamo vedendo, parziale di 24-10 per la Stabar 90. Media quasi da 100 punti a partita in questi 6 minuti. Altro affondo importante, coach. 24-10 di parziale in questo terzo quarto. Sì, Cietti ha veramente messo il piede sull'acceleratore, lavorando benissimo in attacco, e molto molto bene in difesa, e al punto di innervosire Latina veramente in maniera molto molto importante. Ho visto due trazioni adesso dei lunghi di Latina, tra Porfido che dopo aver trovato la via del canestro con una certa continuità
ha sbagliato due o tre occasioni e in questo momento si è innervosito, è andato a cercare un fallo che non avrebbero mai fischiato, e adesso anche il lungo ha cercato una penetrazione in palleggio quando sappiamo benissimo che i lunghi meno palleggiano e meglio è. Sono andati fuori giro e questo fuori giri, per cui questo è il momento di allungare e metterci in zona sicurezza, anche perché questa partita dovrebbe dare messaggi importanti se dovesse essere vinta, coach, che la Stama Novata può puntare all'alta classifica, quindi a centrare quei sei posti che garantiranno l'accesso alla pool promozione. Sì, sicuramente messaggio importante anche in base al punteggio che riuscirà a conseguire a fine partita, perché comunque venire a giocare a Cecchia non sarà facile per nessuno. E questo è poco ma sicuro. Attacca la Stama 90 con Andrea Bottone tra protagonisti di giornata, il passaggio per Gian Vincenzi scatta, fa una specie d'appoggio per i compagni di squadra, ovvero parliamo di Perrier, però non c'è semaforo verde per Basletier, che è ancora secco di punti e lo vogliamo far incendiare il palla di Cucci tra pochissimo, magari la prossima azione, speriamo che sia così. Attacca quindi NBT con Marco Belardi, con i suoi scarpini celesti, è pronto a innescare il movimento per Latina. Gian Vincenzi, la sporca palla che termina fuori, possesso Stama 90. E applaudono i tifosi che sono là vicino con... vediamo qualche iniziativa che sta attuando proprio coach Andrea Belardi verso i propri giocatori, in particolar modo verso Valente. Fuori la Steven Perrier. E c'è Di Nardo con Luca Bottone, in questo momento small ball della Stama 90, sono tutti abbastanza piccoli in campo, vediamo chi va davanti, si alternano con Andrea Bottone pronto a tirare dalla media, Andrea Bottone tira, però sul ferro, però ha tentato una conclusione un po' forzata, 2-15 al termine con l'attacco da parte dei bianco-blu che segnano con Marco Belardi, 16 punti per... il giocatore che indossa il 42, che ha anche giocato con la SMG Latina, con cui ha raggiunto le finali nazionali nel 2015, oltre a vari campionati di eccellenza, lui che è passato a Cannes nel 2016 giocando in C-Gold, poi Sora, Pontigna, dal 2020 gioca per Latina, l'anno scorso il suo best è stato di 32, due anni fa di 35. Lui che negli ultimi 5 anni è sempre andato in doppia cifra di media e anche oggi sta confermando le sue medie. Poi il tiro fallo e tre tiri liberi per Andrea Bottone, ancora proteste da parte del pubblico, in questo caso è stato abbastanza visibile il fallo che mi è sembrato giusto da concedere secondo il mio umile pensiero. Tiri liberi quindi per Andrea Bottone, giro molto lungo, passeggiata lunga per Andrea Bottone dalla lunetta, sbaglia il primo tiro libero. Adesso il tifo per Andrea Bottone, tra i migliori in campo quest'oggi, forse anche il migliore. È dentro canestro, punto numero 11 per lui. Ah, che peccato, la palla sul ferro. 1 su 3 per Andrea Bottone con Carturan che allarga a sinistra, aumenta il volume Latina, fa correre forza vuoto quelli della Stama 90, poi sbaglia, passaggio Gian Vincenzi per Campogiani, il rapollo si ferma, attendo i compagni, ne devo addosso, viene braccato Campogiani e c'è fallo, viene chiamato il fallo a Marco Belardi che discute con l'arbitro, risata diciamo così ironica quella di Campogiani. Di Nardo a colore con la rosa, Campogiani 1-28 al termine del terzo quarto, più 20 Stama 90. Ah, errore per Andrea Campogiani, tiri liberi che vanno aumentate le percentuali secondo me, che dovevamo essere già più 25 invece siamo più 20, niente. Allora, 5 tiri liberi, solo uno che ha fatto la Stama 90 negli ultimi due giri, quindi va migliorata la media. E Latina va dentro con Alessandro Carturan, sesto punto per lui da parte del giocatore
della squadra ospite, Carturan, classe 99, che ha fatto 16 punti contro Pomezia. Lui da pericolosità sul perimetro, playmaking, ottimo approccio al gioco. Serio e volenteroso viene considerato l'ex Virtus Belletti. Il tiro dall'esterno, ah, sbaglia la stella 90 con Andrea Bottone. Anzi, Luca Bottone che dovegna. Andrea Bottone dall'altra parte. Vediamo per Marco Berardi il tiro che arriva. Carturan vuole fare come prima, ha sbagliato. Poi Di Nardo la recupera molto bene. Siamo entrati all'ultimo minuto di questo terzo quarto. Stava andando a battere in attacco a fallo in questo momento di Paone, Valerio Paone. Il fallo sul Campogiani. Latina che in bonus da un po'. Bisogna migliorare la media dei tiri liberi. 1 su 5 negli ultimi due giri. Andrea Campogiani per il suo primo punto di giornata, più 18 Stefano 90. NBT ci sta provando con le bombe in questo momento a recuperare il passivo. È dentro Andrea Campogiani, più 19, 71-52, 30 secondi al termine della terza frazione. Con Marco Berardi in Latina, con ancora il possesso per Carturan. Scontri nel pitturato, in due a terra, e poi viene chiamato il fallo in attacco da parte di Latina. Forse anche un fallo tecnico, forse un fallo tecnico, ho sentito il fischio. Adesso a parlare proprio Valente con Caracciolo. Rischia molto Latina il fallo tecnico. Parla anche Valerio Paone. Vediamo un po' cosa succede. Con la paletta che viene posata. Partita che si conferma molto nervosa. Ma Civitecca sta facendo bene a mantenere basso l'atteggiamento del nervosismo, diciamo. Mentre Latina invece è come al secondo quarto. Sì, credo che Latina non si aspettava a questo punto della partita di stare sotto di 20 punti, per cui c'è un grande nervosismo che per me è scaturito tutto da quel tecnico preso nel secondo quarto dall'allenatore, e da lì è cambiata nettamente la partita. Sicuramente, poi ne ha preso un'altra adesso, ha preso fallo antisportivo e qui sta diventando un fattore evidente. Primo punto per Mattia Giavincenzi con il tiro libero trasformato. Deve battere un altro perché c'è stato fallo, poi fallo tecnico, quindi ce ne sono tre in totale. Va Mattia Giavincenzi, lunga questa volta, quindi niente da fare. Sarà un che si è rimesso in attacco per i rossoneri, che devono sfruttare al meglio questa ultima azione in attacco del terzo quarto per andare a un importante margine all'ultimo intervallo regolamentare. Va quindi Andrea Campogiani, si gioca Mattia Giavincenzi, Campogiani, passa da TR Giavincenzi, va subito a tirare, no, poteva tenerla secondo me Giavincenzi, ma c'è un extra possesso, fallo su Di Nardo, ancora proteste, partiamo un po' dalla parte del pubblico, che batte le mani in maniera ironica verso gli arbitri, pronto a rientrare Nadine, altro fallo tecnico, sì, fallo tecnico, chiamate la macchina di Latina. Credo che siamo già al terzo fallo tecnico per Latina in questa partita, sono un po' troppi, devono migliorare su questo lato, insomma questo è abbastanza visibile e inappuntabile. Nadine sul cubo, Campogiani dalla lunetta, 16 secondi per chiudere il terzo quarto. Credo che andremo sulle due ore di partita quest'oggi, mi sa che ci avvicineremo molto. Campogiani è dentro, quarto punto negli ultimi minuti sul tiro libero. Nadine, adesso altri due tiri liberi per la Stella 90, con Di Nardo che ci proverà. Nadine si allontana, non può andare al rimbalzo, la rosa l'ha detto. Di Nardo trasforma, Emanuele Di Nardo, primo punto anche per lui, più 23. Ah, è dentro Di Nardo, è dentro, più 24, parziale di 32
a 15 per la Stavar 90, quindi più 17 in questo terzo quarto. Attenzione al scontro, ma c'è stato il fallo della Stavar 90 con Luca Bottone che si rialza in piedi. Viene chiamato Perriera per entrare in campo, non finisce più il terzo quarto, mancano ancora 7 secondi, dentro Perrier, dentro anche Campociani, esce Di Nardo così come Nadine. Per questi ultimi vagiti del terzo quarto, può andare Marco Belardi. Sotto il calore del palo di Cucci. Lunga, due volte ferro, sfortunato sicuramente Marco Belardi. Ci riprova. È stato molto molto sfortunato, possiamo dirlo, Marco Belardi, ha preso 4 ferri in 30 secondi, fallo di Marco Belardi, viene chiamato antisportivo, tutti in piedi dalla macchina con la rosa minaccioso verso i propri giocatori che sono balzati tutti all'impiede. Fallo, ennesimo fallo di questo terzo quarto per Latina, e ancora tiri liberi con Gian Vincenzi. Sì, chiediamo all'antisportivo. Gian Vincenzi che ci prova e sbaglia, però più 24 per la Stavar 90 che potrebbe chiudere il conto all'inizio dell'ultimo quarto. Adesso missione molto difficile per Latina e Mattia Gian Vincenzi, secondo punto. È vero, c'è stato l'antisportivo, inizialmente non era stato chiamato ma poi è arrivato da parte degli arbitri. Campogiani, Perrier, 2 secondi, 1 secondo, il tiro che arriva, che peccato. Finisce qui quindi il terzo quarto, 77-52, parzialone di 33-15 per la Stavar 90. Sì, diciamo complice, ma non me ne... Stavo dicendo complice, ma non è quello il motivo principale, anche il nervosismo di Latina. Hanno accumulato, penso, in questo terzo quarto almeno 4 antisportivi, 3 tecnici, e diciamo che oltre a pesare sui falli personali ci hanno mandato spesso in lunetta, anche se, come dicevi tu prima, non abbiamo avuto grandi percentuali. Però abbiamo migliorato il finale di qua. Se no penso che stavamo a 85, stavamo addirittura belli lontani. Però Cecchia è riuscito a mantenere la calma, non si è fatta coinvolgere in questo in questa situazione un po' particolare. Loro se la sono presa molto con gli arbitri, hanno messo anche in condizione gli arbitri di non arbitrare bene, perché ad ogni fisco si sono mostrati molto nervosi e questo ovviamente non ha giovato alla squadra ospite. Si rientra in campo per quanto riguarda quest'ultimo quarto, Latina lo fa in anticipo, ha avuto non molto da dire coach Andrea Belardi verso i propri ragazzi. Sicuramente devono avere un atteggiamento un po' più mansueto, che altrimenti insomma questo è tutto a discapito di quella che è la forza di questa squadra, che sicuramente ha tante armi e tante frecce al proprio arco, però non le sta sfruttando e, come detto, sta subendo un passare netto rispetto alla Stavar 90, che probabilmente una delle migliori prove, forse la migliore prova di questo campionato. Il via di quest'ultimo quarto regolamentare con i Pontini, che devono ricucire uno strappo molto importante alla Stavar 90. Vorrebbero passare sicuramente 10 punti nell'ultimo quarto per portare a casa la vittoria. Vediamo il tocco che arriva al tiro di Porfido che sbaglia. Tutti in piedi sul terreno più a palla di Cucci dopo l'errore di Porfido. Campogiani, lo schema del pugno viene chiamato, Campogiani che si è preso la cabina di regia, la gioca orchestra per Andrea Bottone, nuovamente il rampollo, Campogiani svezza il pallone per Perriere, Gian Vincenzi a largo, bisogna tirare, ultimo secondo, se fosse stato canestro, ma è finito qua il tempo per Andrea Bottone, che è andato oltre rispetto ai 24, quindi vanisce l'opportunità per i colori rossoneri di aumentare il margine. Vorrebbero passare anche meno di 10 punti per essere sicuri della vittoria, si deve fare almeno 26
Latina per vincere, 25 per pareggiare i conti, senza che la stava 90 ne faccia nessuno. Ovviamente molto favorevole la situazione, sbaglia il tiro Cavicchini, poi c'è un fallo ai danni di Valerio Pavone, fallo della Stamar 90, primo fallo che è stato di Gian Vincenzi in questo ultimo quarto, regolamentare ovviamente. Valerio Pavone dalla lunetta, lunga la propria conclusione a un altro tentativo. Sbaglia anche questo, anche Latina sta facendo molti errori nei tiri liberi, quindi questo è tutto a vantaggio della Stamar 90. Adesso deve giocare, va a passare il tempo, può farlo, la squadra ossonera tirare gli ultimi secondi, non ha obbligo di velocità d'operazione, ha provato la layup, Campogiani per Ferrier, scatta Cavicchini, in mezzo il passaggio, il tiro che arriva, Ferrier, vediamo, chiedono l'assegnazione dei punti. Allora, Ferrer mi è sembrato che ci sia arrivato prima rispetto alla discesa del pallone. Tu come l'hai vista, coach? Canestro buono. Canestro buono, era già sceso il pallone. Cerchiamo di capire un attimo quello che è accaduto. Gli arbitri stanno parlando in attesa di convalidare o no questo canestro. Mi è sembrato ancora non discendente il pallone da quello che ho visto. No. Forse è fallo, forse è fallo. Canestro buono e tiro libero. Canestro e fallo. Viene consegnato a Latina. E sbaglia però proprio Marco Berardi che raggiunge quota 18 punti. Va a terra Valerio Pavone. Vediamo cosa è accaduto per il giocatore che indossa l'11. Faccia a faccia Cavicchini e Ferriere da questa parte. Attenzione, vanno a parlare. Colloquio non proprio amichevole tra i vari giocatori, c'è da pulire, poi va a chiarirsi con Valerio Pavone, con il giocatore classe 2000, ancora una fornace qua a Palare Cucci, giocatore che ha sempre giocato alla NBT a parte l'esperienza con la Tina Basket, ha giocato anche il campionato del 18 eccellenza nazionale proprio Valerio Pavone. E la Stamar 90 che perde il pallone, recupera quindi la tira con Cavicchini che si avvicina a canestro, Cavicchini che si ferma all'indietro per Piccinini, quindi lo scambio di passaggi che favorisce a sinistra anche la percussione, ma c'è stato un altro fallo. Stamar 90 che non deve caricarsi di falli, però 2 minuti e già sono 3 per i rossoneri, forse urge un time out, vedremo un attimo cosa accadrà. Balducci entra, esce Andrea Bottone, è quarto fallo credo di Andrea Bottone e quindi probabilmente la sua partita è terminata qua, a meno di imprevedibili situazioni. Il pallone viene asciugato in questo momento da Latina che gioca all'indietro da Porfido, quindi per Piccinini, Piccinini a sinistra, Cavicchini, Cavicchini scivola, va a terra, scontro con Gian Vincenzi, quel tiro che arriva, ferro e vetro e non c'è il canestro. Campogiani passa davanti a Valerio Pavone, Campogiani attende l'arrivo di Valerio Pavone, poi si ferma per Ferrier, fallo proprio di Valerio Pavone, il primo fallo di Latina, attenzione ancora, ancora schermaglie, Campogiani allontanato da Ferrier, ancora avere una partita molto molto focosa, credo che sarà così anche al ritorno secondo me, adesso discutono in maniera un po' più tranquilla i due giocatori con il buffetto, la carezza simpatica di Valerio Pavone per Campogiani che però non è altrettanto colloquiale. E sul 5 si chiariscono, rimessa laterale per la Stamar 90, 7.46 al termine di questa partita, 23 punti di vantaggio per il quintetto allenato da Gabriele La Rosa, Campogiani per Balducci, per il rischio di perderla, la manda a lato. Ma lì era molto complicato ottenere vantaggi. Cioè, nuovamente viene esibito il bandierone, poi magari se si interromperà il gioco lo mostreremo, ma il gioco in atto adesso con gli ospiti che vanno ad attaccare con Valerio Pavone, iniziativa per il bianco-blu, Marco Berardi, il capitano, va in mezzo, Cavicchini, che errore di Cavicchini! Se l'è mangiata Cavicchini! Poteva trovare un canestro molto molto facile ma invece l'ha sprecato e la Stamar 90
così si avvicina molto alla vittoria. Nuovamente i giocatori allenati da Gabriele La Rosa vanno a proporsi in attacco, il tiro di Berrier, niente, non entra, sbatte sul ferro. Piccinini corre in mezzo al campo, poi Porfi lo va a tirare, sbaglia Giavincenzi, calma, predica calma La Rosa dalla panchina. Balducci va a sfruttare la situazione, a evitare che il pallone rimanga nella metà campo difensiva, eludendo gli 8 secondi, poi fermato Luca Bottone dalle mani, dalle manone di Porfido. Va fuori adesso Luca Bottone ed entra Spada per la Stemar 90. Porfido ha avuto anche medie molto importanti. Pensate, in una gara del campionato Under 21, quando giocava per Giuliano, ha fatto 84 punti contro Acerra, davvero una prestazione alla Chamberlain. Il tiro che arriva, ferro, poi allontana Perrier, quindi recupera la formazione ospite con Piccinini, Edoardo Piccinini, che avanza con la palla in mano. Piccinini, Porfido, quindi Petà va a tirare, ferro, recupera la stavanoata con Simone Baducci, viene disturbato a sinistra per Andrea Campogiani, il rapollo del capitano, il rapollo del capitano per Perrier, l'acqua Perrier, va a tirare! E poi cerca un gioco di prestigio che non riesce, la palla esce. Alessandro Spada qui da noi, possesso Latina con Alessandro Petà che fa ripartire il gioco. Classe 2001, ex Frascati, anzi, scusa, 24 punti li ha fatti contro Frascati, ex Colleferro Lazzoriano. Va il tiro che arriva, errore a quella di Latina che spreca. Rimessi in attacco per i pontini, diciamo, Petà ha avuto il suo periodo migliore a ridosso del lockdown, qui ha avuto media di punti oltre i 10, poi il lockdown non gli ha permesso di proseguire questa sua media importante. Ha giocato per molti anni a Valmontone Petà. Riprende quindi la partita, 5-52 al termine, con Piccinini, braccia alte, chiamate da parte di Andrea Berardi, il passaggio a destra, il tiro che arriva, air ball da parte di Cavicchini, tutti a terra, Spada contrastato da Cavicchini, Campogiani contrastato da Piccinini. Campogiani dice andiamo da quest'altra parte, andiamo ad avanzare, aumentiamo il baricentro, alziamo il baricentro più che altro. 5-25, Baducci è bello, però non balla questo tiro. E tu giù tutte le recinzioni del palla di Cucci scagliate da parte di Perrier. Vediamo a questo momento il ringresso in campo di Drjajic, del ragazzo serbo, in questo match che stiamo seguendo con gli occhi di Marco Mondelli. Coach Stemar 90 che sta difendendo bene il vantaggio, erano praticamente, non ha fatto punti questo ultimo quarto, siamo 2-0 in questo ultimo quarto in 5 minuti praticamente. Sì, una partita che penso che a livello fisico e mentale ha già dato tutto. Vedo delle squadre che aspettano solamente di andare negli spogliatoi. Sono saltati un po' tutti le situazioni da ambedue le parti, perché Civecchia credo che si sia appagato dello sforzo che ha fatto tra il secondo e il terzo quarto. Veramente è stato veramente importante lo sforzo, e Latina che ovviamente sta pagando il nervosismo. Assolutamente è una cosa a cui dovrà lavorare in settimana. Attenzione, lamento un colpo, è un giocatore del Latina, a partire da modo Piccinini, Campogiani per Mattia Giavincenzi. Vediamo se la Stemar 90 riuscirà a trovare il rimonto di questo ultimo quarto. E Perrier, Steven Perrier, che dice mi ha dato una manata all'arbitro, lo guarda in maniera intensa Steven Perrier, 12 punti per lui, fermato il gioco per un fallo della Stemar 90. Viene chiamato il cambio, entra Carturan al posto di Piccinini. Con La Rosa, indicazioni per Balducci. La Rosa si sta godendo questa possibile seconda vittoria consecutiva, sarebbe la prima volta nella sua gestione che la Stemar 90 vincerebbe due partite di fila. Canestro viene sbagliato da parte di Petà, ancora l'ex Valmontone con il numero 27 tatuato, ma il 10 sulla canottiera. E poi va dentro proprio il ragazzo ex Valmontone, la Stemar 90 che fa ripartire il gioco con Simone Balducci,
Ecco il tortellino per Campogiani, più 24 per la Stamanovata, che è in bonus già. Vuole andare avanti così, fallo. Fallo da parte di Carturan. Vediamo un po' che succede. Tutti e due? Fallo di Campogiani e fallo di Carturan, sì. Anzi, credo che sia arrivato a fallo di Petà. Fallo di Petà e non di Carturan, che era lì vicino. Segnato doppio fallo, quindi si proseguirà come se non fosse accaduto nulla. Entra Di Nardo a cercare il suo primo canestro a cronometro in movimento, magari. Bisogna rifare il cambio, ma si cambia il possesso in realtà, ed è per Latina, forse perché la prima infrazione è stata proprio di Campogiani. Vediamo un po', e quinto fallo. Quinto fallo, vediamo un po' cos'è accaduto, viene segnato un 5. Non so se viene espulso Campogiani, probabilmente, visto che lui è maggiore iniziato. Andiamo là, cerchiamo di capire. Parla con l'arbitro. Campogiani protesta. Adesso esce dal campo. No, errore, errore, terzo fallo. Terzo fallo in realtà per quanto riguarda Petà. E Campogiani esce dal campo, credo che sia quinto fallo per Campogiani, giusto? Confermiamo, lo stesso un attimo per non farci indurre in tentazione. 4-19 sul cronometro, stiamo a 90 in bonus, due falli per Latina, ma il match sembra essere ormai sulla strada della conclusione con la vittoria della Stava a 90. Perrier sbaglia. Voi trovate i primi due punti di questo quarto per i rossoneri. Petà va a tirare, corta, palla che rimbalza, Balducci la riprende, transizione veloce, Balducci in realtà contropiede praticamente, il tiro che arriva, Simone Balducci, 15 punti per il tortellino. Vediamo Petà, scatta sull'avversario a campo aperto, fallo di Balducci, quindi viene segnalato il fallo personale. Vediamo quanto è arrivato Balducci, giusto per valore statistico, sta per entrare Cavicchini. Terzo fallo, gravati di fagli anche dei ragazzi rossoneri. Esce Porfido, che ha trovato 12 punti, ma non è riuscito a scendere particolarmente i suoi compagni di squadra. Ancora la Stemar 90 con i propri tifosi che fanno sentire il fattore campo a Petà, che fallisce il tentativo. 3.52 al termine. Dentro il canestro di Alessandro Petà, ma sono tanti punti da recuperare, ben 25 per Latina, è molto molto complicato per non dire impossibile. Andiamo a Stema 90, se ci sono altre giocate di spessore con Perrier che va a tirare, manata netta di Marco Berardi su Perrier e tiri liberi. Vediamo, la Stema 90 giocherà sabato prossimo alle 18.45, lo farà sul campo di Fonte Roma. Alle 19.30 invece gara casalinga per Latina, che ospiterà Palocco. Il prossimo impegno casalinga è sabato 25 novembre con la Stava 90, che ospiterà Frassati alle ore 18 qui a Palale Cucci, mentre Latina giocherà sul campo di Città Futura domenica 26 novembre. Errore di Perrier alle ore 18 questa partita. Città Futura Latina. Perrier, eccolo ancora il francese che sbaglia ancora la conclusione. Con i tiri liberi fatti in maniera massimale, la Stava 90 credo che poteva andare a puntare il 100, invece non è così. Bomba di Valerio Paone, primi punti per lui. Viene chiamato anche il time out da parte di Coscio La Rosa, quindi approfittiamo Coscio Mano Tedeschi per iniziare a fare un bilancio di questa partita. Cosa ti è piaciuto della Stava 90? Cosa va ancora migliorato? E se la Stava 90 ha raggiunto il 100% della propria forma con questa prestazione? Ma non credo che abbia raggiunto il 100% dopo 6 partite? 6? Sì, 6 partite. Non credo, me lo auguro. Vedo ancora grandi margini, vedo che comunque l'impressione che ho avuto l'altra volta, dove c'erano giocatori che in qualunque momento potevano cambiare la partita, e questo oggi me l'ha dato riprova con Andrea Bottone, che è stato quello che ha dato il là, insieme anche il lungo. No, l'altro lungo Kojan, che è stato impiegato in quei
7, 8, 10 minuti, ha veramente fatto un ottimo lavoro, è riuscito a mettere dentro 4-5 canestri di pregevole fattura e dando modo a Perier di riposare, per cui mi è piaciuto anche l'inizio di Balducci, che ha sopperito alla giornata un pochino buia di Andrea Campogiani, e devo dire che mi sono piaciuti, hanno mostrato un grande carattere difensivo e una grande voglia di aiutarsi e di fare, e questa è una cosa molto molto importante. Arriva la bomba da parte di Alessandro Carturan per quanto riguarda Rob Latina, una conclusione che è andata dentro a crociare di distanza, ma ovviamente la situazione è ancora molto molto lontana per quanto riguarda Latina. Adesso un fallo che viene chiamato con l'arbitro che cerca di sedare un pochino gli animi dopo la bomba di Carturan, che arriva qua da 9 punti. Aggiorniamo ovviamente anche i punteggi dei marcatori per Latina: 18 punti di Marco Berardi, 12 di Porfido e 9 di Carturan. Per la Stamar 90 invece 15 punti di Balducci, che è top scorer, un po' sorpresa, e 12 punti di Perrier e 11 di Andrea Bottone e Luca Bottone. Balducci è stato molto più presente in vari momenti della partita per quanto riguarda i punti. A terra spada, si rialza in piedi, anzi rimane ancora un attimo a terra, dolore alla gamba sinistra per l'ex Tiber. Forse deve intervenire il massaggiatore, in realtà la rimane lì e tutto rientra nella normalità per Alessandro Spada, che si tocca il ginocchio sinistro, una botta subita. Quella da parte del ragazzo che indossa il 30 va a chiedere scusa proprio Drjajic verso l'avversario, con Andrea Bottone che parla con Bottone, Andrea Bottone che chiede scusa, parla con Perrier. Errore di Alessandro Pedà. Non si fermano i tifosi rossoneri, questa volta è dentro proprio il tiro di Pedà, riduce a 25, non sono 25 ma sono 18 i punti che separano proprio Stamar 90 e Latina, che un pochino ha ridotto il margine, ma è sicuramente molto presente. Alley-oop, oh che peccato, c'è stato il rischio anche di rompere il canestro stile stellazzurra Viterbo, come è accaduto per due volte in una partita. Da quest'altra parte, errore e recupera Andrea Bottone, lettura perfetta anche in difesa di Andrea Bottone. Perrier ci prova una grande giocata, Steven Perrier, 83-63, 14 punti di Perrier. 2 minuti al termine, entrambe le squadre in bonus, con Pedà che va a tirare, la conclusione che finisce ancora sul ferro. Gianvincenzi scatta, Gianvincenzi, attendiamo i punti da parte sua, vogliamo un tiro di Gianvincenzi, non arriva Balducci, vediamo se offre il pallone anche a Gianvincenzi, ma in realtà si ferma il gioco. Adesso entra Bianchi, così come Luca Bottone, quindi ringraziamo tra un po' Coccia Mano Tedeschi per la collaborazione tecnica, intanto deve abbandonare per altri sopraggiunti impegni, quindi salutiamo proprio noi in nostra istanza. Mentre vediamo che mancano 100 secondi alla chiusura di questa partita, con Simone Balducci che cerca di aumentare il proprio margine dall'assalto di Perrier, che ha 14 punti, l'1 a 15. Questo match che si avvicina alla conclusione, speriamo con un clima un po' più morbido. Dentro Simone Balducci, 16 punti per lui. Cerca la coordinazione giusta e poi rilascio c'è Simone Balducci, 17 punti, dentro Bianchi e dentro anche Corneo, entra anche il giovane Giacomo Corneo, così come l'altro ragazzo Leonardo Bianchi. Corneo alla piccola, Bianchi invece lo conosciamo un po' di più, è un play guardia, attacca il gruppo di Andrea Berardi con Carturan a sinistra, il tiro che arriva ed è lunga, quella di Valerio Paone. Carturan ancora a tirare dentro, Alessandro Carturan va in doppia cifra perché sono 11 i suoi punti. Ancora questioni da dirimere, l'abbiamo capito forse con Drjajic,
non vi ho capito onestamente quello che è venuto, con ancora qualche scama chiamata dalla panchina, con Bianchi che avanza, Bianchi a sinistra, il tiro è airball di Corneo, ancora 20 punti di vantaggio, 1 minuto e 10 al termine, il tiro da 2 credo che sia, non ho visto le dita dell'arbitro, ma mi sono sembrate 2. Ferrier, vediamo qualche giocata spettacolare, va a terra Ferrier dopo l'intervento arbitrale che indica il fallo personale ai danni del francese. Subito si attivano gli inserpienti del palo di Cucci, andare ad asciugare la parte di terreno, partita maschia, fisica, con due squadre che hanno battagliato anche ora che ormai è praticamente terminata la gara in oggetto del palo di Cucci. Ferrier dalla lunetta, adesso si spiega l'arbitro, ancora un tecnico alla panchina di Latina, ancora proteste, il tecnico viene chiamato, il quarto fallo tecnico nei confronti della panchina ospite, decisamente troppi, quindi insomma, lo diciamo ancora una volta, in settimana servirà. Entra tempo, se ne va coach Andrea Belardi, va negli spogliatoi, non so se è stato espulso. Dentro Giacomo Corneo per la Stamar 90, primo punto di Corneo quando manca un minuto al termine, anche lui si unisce alla compagnia di marcatori, manca solamente Bianchi. Ferrier trasforma, 15 punti per Ferrier, vediamo se può raggiungere Balducci, 16 punti e Balducci 17, con la palla che è stata riconsegnata ai giocatori ospiti, con l'ultimo minuto di questa partita che comincia, si gioca a sinistra con il nuovo entrato Ostojic, Sergei Ostojic, Bianchi la recupera, deve andare a fare canestro, così competiamo, Bianchi no, errore di Bianchi, che peccato, con Corneo pronto sul rimbalzo, Latina riprova, passaggio ben innescato e c'è un fallo, due tiri liberi per Latina, fallo che è stato della Stamar 90. Vediamo ancora gioco che si interrompe per permettere la battuta di tiri liberi, 40 secondi per quanto riguarda Dirjajic che va dalla lunetta, nemmeno sul più 23 si fermano i tifosi della Stamar 90 con trombette ancora intense per disturbare Dirjajic. Lunga conclusione, adesso secondo tentativo, è dentro il canestro di Giorgio Dirjajic, quinto punto per lui, 40 secondi al termine. Andiamo ormai solamente il sirena finale per festeggiare il successo della Stamar 90 e quindi raggiunge Latina a quota 8 in classifica e sale nel gruppo al seconda posizione probabilmente, o forse in terza, dipenderà dagli altri risultati. 15 secondi al termine, il tiro che arriva è dentro, bel canestro di Sergei Ostojic, 3 punti per lui, 88-69, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Latina va a tirare, ancora con Paone, palla sul ferro e la palla di Cucci è finita, la Stamar 90 conquista la seconda vittoria consecutiva, si impone per 88-69 nei confronti di New Basket Time Latina, grazie ai 17 punti di Balducci, 16 di Ferrier, gli 11 di Luca e Andrea Bottone, per Latina 18 punti di Marco Belardi, 12 di Porfido, 11 di Carturan. Quindi questo è andato in conclusione di questa telecronaca, ringrazio come detto Mauro Tedeschi per il proprio contributo tecnico, ringrazio quindi Marco Mondelli, grazie ai soc che avete visto questa partita, un saluto da Giovanni Impinelli che vi lascio con la festa di Rossoneri.
La festa per Gabriele La Rosa che oggi compie gli anni.